Adesso, signori, abbiamo una sorpresa, perché dopo tanto, tanto tempo abbiamo una donna che potrebbe diventare campionessa, la signorina Livoli, che risponde a domande su Guglielmo Marconi. C'è però un piccolo problema. La signorina Livoli è stata molto male durante l'esibizione dei maghi di Tokyo e durante la pubblicità. Però spero che adesso si senta meglio e sia in grado di concentrarsi e rispondere. Sì, grazie. Guardi che sono 120 milioni, eh? Certo. Questo svenimento le potrebbe costare 120 milioni. Per favore, si tiri su, eh? Allora, l'invenzione della radiotelegrafia ad opera di Guglielmo Marconi si rivelò subito di estrema importanza nei casi di soccorso alle imbarcazioni in difficoltà. A questo proposito, lei mi deve dire... In quale anno fu lanciato il primo radiomessaggio di soccorso? Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Mi scusi, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche libretto, qualche cosa? Cos'è che ha nascosto lì, per favore, niente, signorina? Guarda. No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là, mentre io leggevo la domanda. Vuoi guardare, Sabrina, per favore? Vuoi guardare? Perché è successo qualche volta. Cos'è che guardava? Signorina, lei deve guardare me. Sì, sì. Ecco, che cos'è erano che aveva lì? Erano dei miei appunti, comunque. Eh? Erano dei miei appunti. I suoi appunti? Complimenti, signorina. Vogliamo vedere qui? Oh, signori, cosa facciamo qua? Mi meraviglio di lei, come no, gli scolaretti a scuola. Ma cara signorina, ma lei... Li avevo qui anche sul tavolo. Ma lei li aveva qua. Ma cara signorina, ma come si permette lei, mentre io sto leggendo le domande per un valore di 120 milioni... Dico 120 milioni, come gli scolaretti, che tira fuori una serie di domande che possono riguardare quello che noi prepariamo. Signorina, ma io mi meraviglio di lei. No, signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Io non sono scemo, per fortuna l'ho visto. Signori, che cosa facciamo? Io non lo so, per me deve essere squalificata la concorrente. Non è possibile. Ma dico, ma signorina, ma non si rende conto, ci sono circa 7-8 milioni di persone che la vedono in questo momento, io sto leggendo una domanda e lei era qui che armeggiava guardando sotto con i foglietti e poi se li nasconde nel seno. Ma è possibile, signorina? Una laureata, una persona come lei? Io mi meraviglio, io non so che cosa fare, cosa facciamo, signori? Mike, secondo noi il campione è il signor Carosi, perché non si può andare avanti così. Non si può certamente fare, mi spiace signorina, lei è squalificata. Signori, riconfermiamo Carosi, non è mai successo nella storia del quiz un fatto simile. Mi meraviglio di lei, signorina. Venga Carosi. Incredibile. Signori, sono dal 55 che io faccio quiz, sono partito con Lascio Raddoppia. Non mi è mai successo di sorprendere un concorrente che nel momento in cui sto leggendo delle domande tira fuori gli appunti nella speranza che magari le domande riguardino quello che si è messo lì. Comunque lasciamo perdere, no signorina, guardi, preferisco non parlare con lei perché altrimenti diventerei villano. Allora, signori, lei è il nostro campione in carica, grazie a questo tipo che comunque aveva risposto esattamente. Canto Napoli! Allora, il signor Carosi ha raddoppiato e quindi lei aveva un raddoppio pari a quanto? 98 milioni. A 98 milioni, coi 122 della scorsa settimana. Signori, qui abbiamo purtroppo, vogliete portare per favore, volete prendere la signorina e portarla fuori? Perché adesso non so se facciamo delle sceneggiate oppure... Vabbè, lasciamo perdere, ok. Allora, signori, attenzione, abbiamo qui il signor Carosi che vince un totale di 220 milioni e grazie a lui arriviamo con la solidarietà per Chiaravalle a 39 milioni e 200 mila lire. Allora, attenzione, grandi drammi di chiusura questa sera, ne succede di tutti i colori nella nostra trasmissione, mi spiace per la signorina che adesso naturalmente si sente male di nuovo, però io non posso perdonare un concorrente che a un certo momento... cerca con questi mezzi illeciti, vero, di guadagnare ben 120 milioni, non sono mica due lire, eh? Quindi dobbiamo essere severi davanti a questi fatti. Signori, è arrivata la nostra Sabrina con i numeri d'oro, abbiamo un 83, un 11, un 47 e un 37, ripeto, 83, 11, 47, 37. Allora, forse qualcuno di voi in questo momento a casa ha fatto bingo, è l'ultimo bingo, sono gli ultimi 150 milioni che assegniamo. Signori, sono un po', direi, scocciato per quanto è accaduto,
Comunque il quiz è bello.